Eccoci qua e oggi ci troviamo per parlare di un segreto di System Shock 2. Non so se qualcuno l'ha già scoperto. A me faceva piacere fare questo video, siccome System Shock 2 è un gioco che mi piace molto. Non ho la minima idea se qualcuno ha già scoperto questo segreto, io faccio il video, visto che cercando su YouTube ho visto che nessuno ha messo un video con il segreto di questo gioco. Purtroppo con il Windows di ora questo gioco dà dei problemi, dà errore, quindi l'unica cosa che riesco a vedere io è la parte iniziale del gioco. Comunque, se riesco a risolvere il problema, cercherò di far vedere anche il gameplay di gioco. Questo video è solo per far vedere il segreto del videogioco System Shock 2. Non so se qualcuno ha già scoperto questo segreto, io lo voglio far vedere perché sono molto appassionato di questo gioco. Penso che insieme a tutti i videogiochi che ho fatto, degli sparatutto in soggettiva, questo è uno che secondo me, uno se gli piace i videogiochi, lo deve provare. Questo gioco è molto bello. Magari se non ci mettevano sempre a ficcarci l'horror, il genere horror era un pochino meglio, ma vabbè, ce l'hanno voluto inserire un po'. Questo è l'ascensore. Ed eccoci qua che si sale. L'ambientazione così come pianeta Terra c'è solo all'inizio del gioco. Poi quando ci troveremo nel gioco ci saranno le varie ambientazioni con tutte le altre cose. Praticamente dopo quando siamo proprio nel vero gioco ci troviamo dentro la base spaziale Von Braun e dovremmo aiutare e cercare di risolvere dei misteri. Sì, pronto. Sì. Senta, stavo facendo, parlando del segreto di System Shock 2. Lei non è che mi può dire se per caso l'hanno già scoperto? Che cosa, scusi? Ah, non l'avete scoperto nemmeno voi. Ah, non sapete se qualcuno ha scoperto il segreto? Io sto facendo il video, guardi. Va bene. Ho sbagliato numero? Ho fatto un numero a caso. E va bene, uguale, avvertite che sto facendo un video qua. Se qualcuno vuol venire, ok? Così almeno si fa il video tutti insieme. Ok? Ciao, ciao. Ok, ecco fatto. Qua c'è un bar, guardate, con due. Anche la barista c'è una bella ragazzina. La porta è chiusa, non riesco ad entrare. Ehi, ciao belle. Poi vi vengo a trovare, più tardi. Adesso scusate, ma sto facendo un video. Vediamo un po'. Questo per esempio è interessante, ci si può arrampicare qua. Saltman Audio. E qua il ristorante c'è un nome giapponese. Proviamo a montare qua sopra. Oh! Ecco fatto. Dai, dai. Ah, accidenti, non riesco a montare. Ah, ce l'ho fatta. Non c'è niente qui. Va bene, scendiamo. Scendiamo a modino. Oppla. Qui c'è un altro telefono. Qua che cosa abbiamo? Sigarette, bidoni della spazzatura. Qua c'è delle varie entrate, interessante. Il cielo sembra bello. Tree Optimum, questo è il nome dell'agenzia, no, che sto dicendo, della corporazione, che praticamente è la, diciamo, la corporazione del gioco, del videogioco che sta controllando il pianeta Terra. E questa è l'UN, l'entrata dell'addestramento per poter diventare soldati.
Ma qual era il nocciolo di questo video, quello che volevo farvi vedere? Era questo, il segreto del pallone da basket. Non so se qualcuno lo conosce, io adesso vi faccio vedere il segreto. Ed eccolo qua, il pallone da basket, il segreto di questo videogioco. Voi potete avvicinarvi e poi con il mouse cliccando sul pulsante destro prenderete il pallone da basket. La cosa molto interessante è che in questo gioco per attivare gli oggetti e per raccogliere gli oggetti bisogna pigiare col pulsante destro. Quindi questa è una cosa molto bella, creativa di un videogioco e anche realistica. Adesso scendiamo qua, facciamo un modino, se no mi faccio del male. Ecco fatto. Io potrei anche provare a entrare qua, però purtroppo con Windows mi dà errore, quindi non provo nemmeno ad entrare. È inutile, perché col Windows di ora dà dei problemi e quindi non si riesce ad entrare. Adesso scusate un attimo che devo fare un'altra cosa. Scendiamo. Volevo avvertire delle altre persone che vengano con me. Ehi, amici tecnici. Poi venite anche voi lì su che mangiamo qualcosa di buono insieme, ok? Finite di fare lì e poi andiamo tutti insieme che ci si diverte, ok? Andiamo. Bene, allora io volevo farvi vedere il segreto del pallone da basket, che non so se tutti lo conoscono. Ci siamo divertiti un po' e allora adesso che ne dite? Venite tutti qua e andiamo qua a mangiare, che c'è anche queste due belle ragazzine che ci stanno aspettando. Andiamo, dai, forza. Un secondo perché sta suonando il telefono. Chi è? Pronto? Sì? No, no, non ho ordinato io due pizze margherita, mi dispiace. No, no, si sta sbagliando. Arrivederci. È strano, perché suona il telefono pubblico? Vabbè. Dai, allora ragazzi, venite, io vi aspetto, mi raccomando, veniamo qua tutti insieme che si viene qua a mangiare qualcosa. Dai che vi aspetto.